Mister Ferrante, buonasera. I suoi allievi vincono a Barcellona una gara importante contro un avversario che era in vetta alla classifica, quindi immagino sia molto soddisfatto di questo successo. Sì, intanto volevo fare i complimenti a loro come società perché sono stati veramente ospitali. Sin dal primo secondo si sono messi a disposizione in tutto, quindi mi va di elogiarli perché è bello quando trovi società del genere. Per quanto riguarda invece la partita, onestamente noi siamo partiti il giorno prima facendo molti sacrifici, anche i nostri genitori hanno versato, diciamo, una piccola quota per permettere a questi ragazzi di andare a dormire lì. Poi la mattina, diciamo, ci siamo stati svegliati presto, abbiamo fatto colazione per poi andare a fare questa partita magari un po' più riposati rispetto invece magari dovevamo partire la mattina presto. E i ragazzi onestamente l'hanno affrontata nel miglior modo possibile contro una squadra che secondo me arriverà fra le prime quattro posizioni perché mi ha impressionato davvero. Però noi quando giochiamo in questa maniera diventiamo una gran bella squadra. Mister, com'è stata la partita? I suoi ragazzi l'hanno seguita? L'aveva preparata in questo modo oppure c'è stata qualche difficoltà in particolare? Ti dico la verità, abbiamo avuto pochissimo tempo per prepararla perché stasettimana avevamo avuto la rappresentativa e quindi avevamo 6-7 ragazzi che erano andati in rappresentativa in questa provinciale. Poi ci eravamo allenati, il mercoledì era festa e quindi non ci siamo allenati. Ci siamo allenati, diciamo, abbiamo fatto due allenamenti e mezzo in tutta la settimana. L'avevamo preparata io non conoscendo l'avversario in base al campo che andavo ad affrontare, perché era un campo tipo quello nostro, quindi l'avevo preparata più su diciamo scariche e ripartenze, invece devo dire che loro erano una squadra molto tecnica, che la giocavano abbastanza bene, e quindi diciamo abbiamo incominciato a giocare come sappiamo noi. Il primo tempo eravamo andati, diciamo, in vantaggio subito sull'1-0, dopo 10 minuti, poi loro hanno fatto un gol sulla nostra disattenzione, che purtroppo non manca mai in queste partite, in ogni partita. Poi l'abbiamo subito riaddrizzata e messa sul 2-1, abbiamo avuto 5-6 palle gol per chiuderla. Loro, diciamo, non sono stati più pericolosi, anche se hanno tenuto il campo in una maniera veramente esemplare.